Ciao, allora a caldo, molto a caldo voglio dare una mia opinione rispetto allo scempio che ho visto ieri. Parlo ovviamente della partita Napoli-Juve, Juve-Napoli. E tutto oggi fa caldissimo. Mi sono praticamente trovata davanti a una sorta di relazione finita. E ti rendi conto che praticamente quella persona ha dimenticato tutto quello che era, tutto quello che si era. Non lo so, una sorta di sequenza tipo la notte di Antonioni, la sequenza finale, che poi alla fine in maniera concreta per loro va nel male anche bene. Invece noi no, perché dietro alla PlayStation ci stavo io. E cosa ho deciso io? Ho deciso che, nonostante una prestazione di merda, nonostante una prestazione non eccellente, per esempio di un Pjanic, e che quindi molto probabilmente si sarebbe andati sicuramente ai rigori se non avessimo perso prima, quindi vediamo Buffon che all'ultimo minuto miracolosamente fa quella parata. Vabbè, insomma, cosa decido? Decido di togliere Pjanic, forse l'unico rigorista o comunque l'unico capace a poter tirare un rigore con la freddezza, con la lucidità, non, mentale soprattutto, no? Rispetto a proprio quello che è l'approccio di Pjanic al pallone. Invece no, decido di usare come primo di toglierlo, di usare come primo rigorista Dybala. Meraviglioso, ma secondo me non nelle condizioni di poter tirare un primo rigore. Non solo, cosa faccio sempre sulla PlayStation, perché ero io a giocare, ero io lì, perché altrimenti non si spiega. Decido che dove il rigore è sbagliato, faccio tirare il rigore a Danilo, tenendomi un 30 milioni di euro che sicuramente avevo deciso di tenere per il mio rigore finale. Magari può essere anche di no, però. Però no, decido non di far tirare qualcuno che può avere comunque la capacità di andare un minimo a recuperare un primo rigore sbagliato, decido di far tirare Danilo. Noi, nemmeno in un momento in cui potevamo in qualche modo cercare di vincere una partita di merda e quindi cercare un minimo di concretizzare, perché vincere è l'unica cosa che conta, nulla. Io decido dalla PlayStation di fare questa cosa qui. Ed è uno scempio, è un qualcosa di terribile, un qualcosa che ti distrugge dal di dentro, non vedi la tua Juve, non la riconosci più, non ti ci rispecchi, stai male, non riesci più a riconoscere tutte quelle robe in cui tu credevi. All'improvviso ti hanno praticamente abbandonato. Non hai un centrocampo, non hai una punta, non hai nulla, niente su cui contare. È difficile da accettare, da spiegare, da ingoiare. E io rivoglio la mia Juve. Io voglio che. Voglio ritornare a quel rapporto d'amore, di passione, di carnalità che io avevo con la mia squadra. Non voglio vedere quello che ho visto ieri. Per me è assolutamente inaccettabile.